Sì, allora, consigliere Caracciolo, questa conferenza stampa stigmatizzate fortemente il comportamento di un assessore dirigente. Cosa chiedete quindi come opposizione? Assolutamente, la conferenza stampa è fondamentale e con questa conferenza stampa brevemente abbiamo richiesto le dimissioni dell'attuale assessore Nucera, nonché dirigente dell'istituto Panella, dove appunto è stato invitato pochi giorni fa a intervenire Lucano, dinanzi attualmente sindaco sospeso di Riace perché è indagato per gravissimi reati e dinanzi appunto a una platea di studenti obbligati ovviamente ad assistere alla lezione tra virgolette ovviamente del sindaco Lucano. Questo veramente è qualcosa da stigmatizzare fortemente, perché è impensabile che un sindaco attualmente sospeso, che appunto indagato, possa essere invitato in una scuola a parlare a dei soggetti, dei ragazzi ancora non ancora maggiorenni, limitando così fortemente quello che è il loro diritto ad autodeterminarsi, quello che è il diritto di scegliere liberamente quale sia il proprio orientamento politico e costruirlo anche proprio in questi anni, dove dovrebbero studiare delle materie che gli consentano questo, e non invece sorbirsi tediati evidentemente la lezione da parte di un soggetto che a loro non ha nulla che insegnare, perché appunto il suo modello Riace in questo momento risulta essere sub iudice, magari un domani risulterà essere diverso, ma oggi l'evidenza dà questo. Tra le altre cose, lo stesso Lucano nelle affermazioni che ha posto si è fortemente seccato quando gli è stato evidenziato che magari lui in una scuola pubblica non avrebbe dovuto parlare di politica, dicendo beh, ma il modello Riace è politica. Se io sono qua della serie, sono qua perché evidentemente ho una forte opposizione rispetto a quello che è il ministro degli interni. Quindi è normale se faccio delle affermazioni contro il ministro degli interni. È normale se dico magari che i sindaci che hanno disobbedito al ministro degli interni hanno fatto bene e prendo posizioni, come in effetti Lucano ha fatto, evidenti su questa situazione. Beh, a me il dato risulta veramente strano. Due giorni prima il sindaco Falcomatà assume una posizione forte nei confronti del ministro degli interni disobbedendo, dicendo di voler disobbedire al decreto sicurezza. Due giorni dopo ci ritroviamo Lucano in una scuola pubblica di Reggio Calabria a parlare ai ragazzi e a dire proprio queste cose, che il sindaco e quindi anche il sindaco Falcomatà, perché anche lui tra i sindaci disobbedienti, ha fatto bene. Beh, questa è un'evidenza che non possiamo certamente accettare, deve essere stigmatizzata, perché prima di tutto sono stati violato un diritto fondamentale dei ragazzi a autodeterminarsi. Seconda cosa, viene strumentalizzato un potere, e a me risulta veramente strano che appunto l'assessore Nucera, che noi conosciamo come persona, certamente persona per bene, certamente persona equilibrata, spesse volte si è mostrata invece caduta in uno scivolone politico, forse appunto perché ci rendiamo conto che si avvicina alla campagna elettorale, si avvicina alla campagna elettorale europea, ma soprattutto quella regionale e quella comunale, quindi è evidente che si voglia cercare di accaparrare anche un po' i voti magari di quella parte dell'opinione pubblica, di quella sinistra che è fortemente dalla parte di Lucano. Ma certamente a danno, e questo non l'accettiamo e per questo fortemente ci siamo opposti, non a danno dei ragazzi di Reggio Calabria, non a danno comunque di tutto quello che è il settore dell'istruzione di Reggio Calabria, perché è di quello che si dovrebbe occupare l'assessore Nucera.